tutti dal telegiornale di Toscana TV in apertura. Siamo a Prato, precipita dal tetto mentre sta facendo un sopralluogo, è morto un artigiano di 53 anni, immediati soccorsi, la procura ha aperto un'inchiesta. Nadia Tarantino. È salito sul tetto per compiere un sopralluogo, ma uno dei lucernari si è rotto sotto i suoi piedi facendolo precipitare nel vuoto. Un volo di 6 metri che non ha lasciato scampo a un artigiano rumeno di 53 anni residente a Prato. L'uomo è morto sul colpo. L'infortunio è avvenuto nella tarda mattina di oggi in via Pieraccioli a Galciana. Immediata la richiesta di soccorso, immediato l'intervento dell'ambulanza della Misericordia inviata dal 118, ma ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. Sul posto sono intervenuti il sostituto procuratore Laura Canovai, i tecnici del Dipartimento di Prevenzione sui luoghi di lavoro della ASL e i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, l'artigiano è intervenuto su richiesta della proprietà italiana del capannone, che è diviso in diverse porzioni che ospitano aziende cinesi. Il sopralluogo per decidere l'intervento da eseguire per risolvere il problema di infiltrazioni d'acqua si è trasformato in tragedia. L'uomo è salito sul tetto e lo ha percorso alla ricerca del punto esatto su cui intervenire, ma un pezzo di copertura in plexiglass non ha retto. L'artigiano è precipitato finendo nell'azienda attigua, quella con i problemi di infiltrazioni. Accertamenti sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare nel dettaglio chi ha chiamato l'artigiano, chi lo ha autorizzato a salire sul tetto e con quali precauzioni. Altre verifiche riguarderanno la regolarità del capannone e anche della ditta dell'artigiano. Il sostituto Canovai ha disposto il sequestro della parte della struttura interessata dall'infortunio mortale. E ora a Firenze, forti disagi al traffico oggi nella zona di Careggi a causa di uno scavo urgente di Toscana Energia per una fuga di gas dovuta alla rottura di un tubo. Via di Careggi è stata chiusa in direzione del polo ospedaliero. È stata percorribile in doppio senso di marcia solo per i residenti e autorizzati provenendo da via dei Massoni, mentre in via Bolognese è in vigore il senso unico alternato. È intervenuta anche la polizia municipale, ma insomma non mancano i disagi. E torniamo a parlare del superbatterio New Delhi. Sono 90 i casi in Toscana, 36 le morti sospette. Intanto in Italia si sta lavorando su una molecola nemica, ci sono dei dati incoraggianti da una sperimentazione preclinica. Il servizio di Caterina Gonnelli, vediamo. Esce il dato settimanale dell'Agenzia Regionale di Sanità ed è salito a 90 il numero di persone che hanno contratto l'infezione. I decessi sono all'incirca nella misura del 40%, pari a 36 casi con sepsi. A dirlo l'assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi, riguardo al proliferarsi in Toscana del batterio New Delhi, resistente agli antibiotici. Stiamo aumentando i controlli, ha precisato l'assessore. I numeri probabilmente sono frutto di un aumento dell'attenzione delle verifiche che stiamo facendo dentro i nostri sistemi ospedalieri. Saccardi ha poi detto che lo screening è stato esteso anche a reparti e a minore intensità assistenziale, come sono le medicine interne, oltre che ai reparti tradizionali ad alta intensità assistenziale, come le terapie intensive e i reparti oncologici. Secondo i dati diffusi dall'ARTS, potrebbero essere dunque 36 decessi sospetti riconducibili al superbatterio NDM. Proprio sull'edizione di oggi, il quotidiano Il Terreno riporta la notizia di un altro caso di possibile morte sospetta per NDM di un paziente di 66 anni all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore. Il paziente deceduto aveva subito un intervento chirurgico all'ospedale di Livorno nel giugno scorso. E la Procura di Firenze ha chiesto l'ergastolo per Fabrizio Barna, 54 anni, che il 21 ottobre del 2018 a Sesto Fiorentino, siamo alle porte di Firenze, uccise a colpi di pistola i vicini di casa, Salvatore Andronico di 66 anni e il figlio Simone di 31. La richiesta è stata avanzata dal PM nel processo con rito abbreviato in corso a Firenze. La prossima udienza con sentenza è prevista per il 27 settembre. E torniamo sulla decisione di Matteo Renzi di lasciare il PD, di fondare un nuovo partito. Siamo andati proprio al suo ex circolo, alle Vie Nuove, un circolo storico, è andata per noi Rachele Campi, vediamo. Penso che sia che non mi fidi troppo, diciamo, in un certo senso, perché cambia troppe volte
sponda da una parte all'altra. Ecco, qual è il sentimento che si ha in questo circolo adesso che Renzi ha fondato un suo partito? Francamente mi sembra che ci sia un po' di delusione. Posso dire buona fortuna per la prossima, cioè per il nuovo partito che può formare. Per me ha sbagliato a lasciare il partito e a cercare fondare un altro partito. Poi non mi piace quello che ha fatto ora, però se va bene, che vada bene, si ritornerà a essere renziani sfegatati. Dopo che aveva preso l'impegno di fare questo governo, insomma, a distanza di pochissimi giorni ha fatto di tutto per fare la scissione e lui lo sapeva già. E Renzi è stato un pagliaccio per l'ennesima volta. Si doveva dimettere, non si è dimesso, anzi voleva abolire il Senato, si è fatto eleggere senatore, quindi è una contraddizione vivente. Cosa ne pensa di questo nuovo partito Italia Viva? Di questo nuovo partito che sta nascendo? Per me è una bolla nell'acqua. Ma a me lui non mi piace, si può dire? No, non mi piace. Però se per lui crede che questa sia la soluzione migliore per il paese, ben venga. Io Renzi veramente, ora non te lo dico che penso di Renzi. No, te lo dico. Perché ne ha fatto un altro? Per comandare anche lui. È logico, per comandare ancora. Perché non hanno preso nessun toscano. Di PD non c'è stato nessun toscano e l'ha messo. E lui gli ha fatto lo sbortino e l'ha messo in tasca a tutti. È un grande, l'unico che ha un po' di testa a livello politico. Poi sbaglierà, ma in politica succede tutto e di più, si è visto mai in tutti questi anni. Per cui per me Renzi è l'unico stratega che esiste oggi in Italia, a livello politico. Poi chiaramente si comporta correttamente, no, però fa il politico. E a proposito sempre di politica, ieri il governatore Rossi ha detto che bisogna rimettere in discussione la candidatura di Gianni, trovare velocemente un'alternativa. Naturalmente questo nuovo partito di Renzi mette in discussione molte cose. Lo abbiamo chiesto proprio al presidente del Consiglio regionale Gianni, che è il nome che si fa negli ultimi tempi più frequente proprio per le prossime elezioni regionali. Vediamo. Presidente Gianni, lei ha sempre detto, ribadito anche negli ultimi giorni, che rimarrà nel Partito Democratico, ma ritiene che la scelta di Renzi possa indebolire una sua candidatura alle regionali? Ma io nel Partito Democratico ci sono entrato nel momento costitutivo. Io quindi nel Partito Democratico, dopo che lo sento, la mia casa, non ne esco, ma ci sono e ci sto estremamente convinto. Convinto anche delle sue regole, quindi il Partito Democratico vivrà un passaggio che è quello della direzione dove presumibilmente si farà appello all'individuazione di una candidatura unitaria. Potrei essere anch'io, perché per il mio spirito e il consenso che ricevo dalla gente, sapeste quante volte in questi tempi ho trovato dal sindaco del piccolo paese al semplice iscritto a dire: io ho votato Zingaretti, ma se ci sono le primarie per governatore io voto lei. Se non ci sarà il candidato unitario, prendo atto anche delle valutazioni del presidente Rossi, il quale ha detto c'è uno schieramento di persone che, pur dichiarando rispettabilissima la candidatura di Gianni, sostanzialmente si sentono in una posizione che lui ha interpretato, una posizione più a sinistra, e che esprimerà un candidato, e contemporaneamente io sarò quindi in campo per primarie. Ritiene però che la scelta di Renzi abbia dato un'accelerata alla soluzione primarie rispetto a quella candidato unico? Ma io non la vedo assolutamente collegata. C'è un po' di disorientamento in questi 2 o 3 giorni. Andrà alla Leopolda? Fra un mese e mezzo, lo sai quante cose passano sotto i ponti da qui a un mese e mezzo. E andiamo in provincia di Grosseto, dove il TAR ha deciso il riconteggio dei voti della sezione di Follonica, la numero 17, dopo il ricorso presentato dal centro-destra. Carlo Sestini.
Le schede della sezione 17 di Follonica dovranno essere ricontate. È questo l'effetto dell'ordinanza del TAR della Toscana che, esaminando il ricorso presentato dal centrodestra dopo l'esito delle elezioni amministrative del maggio scorso, in cui il candidato del centrosinistra Andrea Benini scongiurò il ballottaggio per un solo voto, ha ordinato il riconteggio di voti validi di una sezione della città del Golfo. I giudici del Tribunale amministrativo sono giunti a questa decisione perché, analizzando il materiale elettorale e le richieste contenute nel ricorso, hanno riscontrato che ci sia la necessità di verificare con esattezza il numero dei voti validi. Questa è la spiegazione che viene indicata nell'ordinanza, premesso che all'esito del primo turno elettorale, partendo dal dato del numero totale dei voti validi, calcolato in 11.727, è stata riconosciuta in favore di Andrea Benini con 5.864 voti validi e per un solo voto in più la maggioranza assoluta dei voti validi. Considerato che in relazione alle operazioni della sezione numero 17 i ricorrenti con il terzo motivo lamentano che erroneamente in sede di scrutinio non sarebbero state considerate attribuibili a Massimo Di Giacinto, candidato posizionatosi al secondo posto, due schede invece annullate. Deducono che da ciò deriverebbe l'innalzamento del numero dei voti validi da 11.727 a 11.729. La palla adesso passa al prefetto di Firenze, che deve effettuare il riconteggio dei voti validi complessivi nella sezione 17, verificando a tal fine anche la validità o meno delle due schede contestate. A questo punto la procedura sarà piuttosto veloce. Il 17 dicembre a Firenze è stata fissata infatti la nuova udienza, nella quale, alla luce di quello che emergerà dal riconteggio delle schede, sarà discusso il merito della questione e sarà presa una decisione. Rimane appeso a un filo il futuro del comune di Follonica e della giunta guidata da Andrea Benini, come pure del consiglio comunale. È una prima mezza vittoria del centrodestra, perché se riconosciuto il torto scenderà di nuovo in campo con il ballottaggio nel 2020. Continuerò con il lavoro quotidiano e l'impegno che ho speso in questi anni a fianco e per la comunità follonichese. Queste le prime dichiarazioni del sindaco Andrea Benini, che continua: ho massimo rispetto del ruolo e dell'autorevolezza dei giudici del TAR della Toscana, che credo abbiano disposto questo ulteriore approfondimento per poter assumere una decisione definitiva in merito all'elezione di maggio. Piazza stracolma ieri sera a Firenze per Non ci resta che piangere. Sono passati 35 anni. Stasera vedremo Non ci resta che piangere, una pietra miliare della commedia nazionale popolare, ai 35 anni dalla sua uscita, con due attori che hanno fatto la storia del nostro cinema. Vorrei dire tre, perché ci voglio mettere dentro il grande Carlo Monni, che purtroppo scomparso, ma che ancora ci regala queste grandissime perle come qua nella parte di Vitellozzo. Firenze non è solo, è importantissimo il turismo, questo lo sappiamo tutti, ma non è ovviamente solo la città dei turisti, è anche la città dei cittadini, soprattutto nei rioni, soprattutto nei quartieri storici, ed è importante che la gente si riappropri dei propri spazi in questo modo. L'avrò visto 10 volte, come si dice qui a Firenze. È la prima volta che assisto a una serata del genere qui in Piazza del Carmine. Comunque trovo una... mi piacciono queste riunioni, insomma ci sta tutti insieme qui nell'Oltrarno, ultimo quartiere popolare di Firenze, quindi fa piacere vedere tutta sta gente, insomma è bello, è bello. Qual è la scena che ti piace di più del film? La lettera alla Savonarola, sì, la lettera a Savonarola, lì di Andy sta più tranquillo, proprio con la faccia sotto i piedi, proprio a dire veramente, sì, bello, bello. Savonarola. Savonarola, che c'è? E che? Oh, diamoci una calmata, come dire, tutti insieme, diamoci. No, sulla is, diamoci. Diamoci una calmata, Oh. Poi scrivo nel caso, scusa le parentesi. Sì. Quante volte lo avete visto? In televisione tantissime volte. La scena che vi piace di più? Un fiorino, è classica quello, un fiorino. Oppure anche quando canta Fratelli d'Italia, anche quello è forte. Grazie. Hey! Chi siete? Quelli di prima sono venuti a prendere il sacco. Cosa portate? Porto... olive, caciotte, pane, un po' di... Sì, ma quanti siete? Uno, io entrato e uscendo, no? Un fiorino? Cioè, uno entra e esce, sbaglia sempre un fiorino. Siamo due, tre, sì.
Grazie, arrivederci. Oh, ma cazzo! Mamma mia, amore, guarda. Ehi! Hey, chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino! Ehi! Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino! Indimenticabile. E torna la notte dei ricercatori dedicata quest'anno ai cambiamenti climatici. In Toscana si chiama BRIGHT, un acronimo che in inglese sta per i ricercatori di talento hanno un impatto sulla crescita, la salute e la fiducia nella ricerca. È la manifestazione della Notte dei Ricercatori che vedrà coinvolti venerdì 27 settembre 1500 ricercatori in 350 tra incontri, eventi e spettacoli. Punto di forza, la sinergia tra tutti gli Atenei e le principali scuole toscane. A Pisa, eventi sparsi in tutta la città e un videomapping all'interno del cortile della Sapienza che ne racconterà la storia, mentre il Sant'Anna proietterà sulla sua facciata una sorta di passaporto. Ci sarà un collegamento con i ricercatori del CNR in Antartide, ma anche un robot che aiuterà a sviluppare la memoria negli anziani utilizzando quiz e canzoni degli anni 60 e 70. E poi la medicina indossata, ovvero la sensoristica, con delle scarpe super sensibili che esaminano la postura di chi le indossa. Si potranno vedere anche gli anelli di Saturno all'osservatorio astronomico del CNR. L'MIT Alti Studi di Lucca si dedica molto ai bambini con eventi specifici pensati per loro, come la costruzione di un ponte fatto con gli spaghetti. Anche l'Università di Siena farà uscire i ricercatori dalle aule con molti eventi sparsi in giro per la città. Così come a Firenze, dove già dal 26 saranno aperti gli Speakers Corner in Piazza Strozie e Piazza San Giovanni, mentre la giornata clou si svolgerà al Teatro del Maggio Musicale dal pomeriggio, con uno spettacolo finale dedicato alla memoria e ideato dal Rettore Dei. Filo conduttore di molti eventi, la sostenibilità. E proprio l'ambiente è uno dei temi su cui si cimentano i ricercatori e i loro allarmi sul cambiamento climatico sono stati inascoltati per decenni. Perché? Io credo che la ricerca non è valorizzata per quello che può essere come contributo reale, cioè non ha un ruolo realmente attivo e viene vista sempre separata dal mondo sociale e dalla società. BRIGHT, insieme ad altre manifestazioni dedicate alla scienza, qualche risultato lo ha già avuto. Un andamento sicuramente in crescita delle discipline scientifiche o scientifiche tecnologiche in questi ultimi anni e una sensibilità anche nel sesso femminile di quelle che erano discipline un po' per tradizione molto maschili. Credo che siano tutti e due elementi da salutare con molta positività. E per decisione del precedente governo, l'Accademia di Firenze, la galleria che contiene il David, aveva perso la sua autonomia. Ora un nuovo governo, un nuovo ministro, ne abbiamo parlato, Chiara Valentini ne ha parlato con il direttore della Galleria degli Uffizi Schmidt, e gli abbiamo chiesto anche del suo futuro e lui ha detto: io non ho in mente scissioni, vediamo. Lei ha potuto dire nei giorni scorsi di sentire spesso il ministro Franceschini, ma ci sono novità in particolare sui decreti attuativi per quanto riguarda l'Accademia? Allora, credo che nessuno ha potuto sentire il ministro molte volte in questi giorni perché, come vediamo e come sappiamo dai telegiornali, è estremamente occupato con la situazione politica. La questione dell'Accademia non dipende dai decreti attuativi, ma invece dal DCPM che è stato votato dal governo precedente a giugno e che poi è stato non sospeso, perché un DCPM non si può sospendere, ma invece solo i 4 DM in seguito, a quanto abbiamo saputo dalla stampa e a quanto ci è stato confermato, sono stati sospesi per un momento, quindi stiamo aspettando delle ulteriori informazioni intanto che andiamo avanti così come è previsto dalla norma, cioè il principio della continuità amministrativa, e secondo questo andiamo avanti fino a ulteriori ordini da parte di Roma.
nemmeno per quanto riguarda il suo futuro ci sono novità, mancava veramente poco. Io non ho in mente nessuna scissione, questo lo faranno altri, e se qualcuno mi vuole scindere, cioè io di sicuro no. E ora andiamo a Palazzo Pitti, siamo a Firenze per una bella mostra, vediamo. Si intitola Plasmato dal fuoco, la scultura in bronzo nella Firenze degli ultimi Medici. La mostra, che fino al 12 gennaio è allestita a Palazzo Pitti e raccoglie oltre 170 opere, alcune delle quali mai esposte prima, diventando la più grande mostra mai dedicata alla scultura in bronzo a Firenze. Firenze era proprio il centro della produzione di sculture in bronzo dal 500 fino al 700, quindi proprio questo grande periodo di gloria coincide con il periodo del Granducato Mediceo. Infatti abbiamo riunito qui in questa mostra per la prima volta i capolavori che furono prodotti a Firenze per la corte fiorentina, ma ben oltre, per tutte le corti europee. Si tratta dell'ottava mostra dedicata ai tesori dei granduchi e alle arti decorative. Tra le novità, la Venere al bagno del Gian Bologna, appartenente a collezione privata e mai esposta prima, ma anche, sempre dell'artista di corte di Francesco I, il San Giovanni, completamente restaurato per l'occasione. Tornano poi a Firenze le copie delle statue della Tribuna del Buontalenti, realizzate in bronzo dal Foggini e ritrovate, è il caso di dire, al Ministero dell'Economia a Roma, dove erano state portate 150 anni fa da Quintino Sella. Presenti in mostra anche 11 dei 12 gruppi scultorei che arredavano gli appartamenti dell'elettrice palatina, la quale li lasciò a vari amici e parenti e che ora sono stati recuperati. Molte anche le sculture di Soldani Benzi, del quale sono in mostra anche rari disegni preparatori recentemente acquisiti dalle Gallerie degli Uffizi. Bisogna considerare che Soldani Benzi, che era uno dei massimi scultori del suo periodo, prima non si conosceva con certezza nessun disegno preparatorio, ora era possibile di ricostruire tutta la sua opera. Restiamo a Firenze, domani un film che racconta quanti danni stiamo facendo noi uomini proprio alla terra, alla natura, un film allo Stenzen, vediamo. Dalle cave di marmo di Carrara, dove oggi le macchine riescono a strappare alla montagna in un giorno quello che una volta ne richiedeva manualmente almeno 15, alle miniere di lignite in Germania, dove vengono abbattuti interi villaggi, chiese comprese, per far posto agli scavi, dalla riserva di rinoceronti in Kenya, messi a rischio dal feroce bracconaggio, alla barriera corallina australiana, sempre più minacciata dall'acidificazione dei mari. Un incredibile viaggio, potentemente visivo, con immagini mai viste prima in 6 continenti e 20 paesi. È il film documentario Antropocene, l'epoca umana, girato in 4 anni in tutto il mondo, che affascina e al tempo stesso fa riflettere sul tema sempre più urgente della conservazione del nostro mondo. Firmato dalla coppia di cineasti Jennifer Bikewell e Nicolas Depensier, insieme al noto fotografo Edward Burtinski, il film arriverà in tutte le sale italiane dal 19 settembre e sarà distribuito nel nostro paese dalla fiorentina Fondazione Stenzen, che per la prima volta in assoluto diventa distributore di un film insieme alla società Valmin. La prima proiezione allo Stenzen sarà domani alle 21. L'antropocene è una fase nella scala geologica in cui l'uomo ha portato il pianeta oltre i suoi limiti naturali. Gli esseri umani non sono più solo dei partecipanti alla vita sul pianeta, sono una forza dominatrice. Dominiamo sugli oceani, il paesaggio, l'agricoltura, gli animali. Potrebbe essere un cambiamento catastrofico su scala planetaria. E su questo mi fermo, grazie per averci seguito.